iniziato a disegnare volponi in occasione di questa mostra. Non avevo mai disegnato prima. Era un viso sconosciuto. Conoscevo solo il suo nome, che avevo letto, sentito, citato soprattutto tantissime volte da altri scrittori, in altri libri che avevo letto, e anche spesso l'avevo sentito nominare vicino al nome di Olivetti. Quindi l'ho ritratto, come ritraggo sempre tutti, in maniere molto semplici, cercando di, con il segno, tradurre un po' anche le loro parole, i loro pensieri. Non è la prima volta che ritraggo degli scrittori e dei poeti soprattutto. I poeti sono sempre stati un tipo di, chiamerei quasi, personaggio che ho ritratto spesso. Il poeta che ho ritratto di più è Pasolini, di cui ho fatto anche un libro, proprio una storia di Pasolini da bambino e da ragazzo. Poi a un certo punto ho fatto dei ritratti di Pasolini e sempre altri poeti, ma in questi ritratti per la prima volta avevo messo questi colori aggiunti alla solita linea nera, che però andavano a fare delle forme sopra questi visi, che erano per me delle scie di energia che può scaturire da una mente poetica. E quindi li ho ripresi anche per i ritratti proprio di questa esposizione su Volponi, in cui sono stati messi su tutti i personaggi, e per creare un unico legame tra di loro, come se questa scia li legasse nella loro amicizia. Il dialogo con l'architettura è fondamentale in questa esposizione su Volponi, perché tutto gira intorno a questa scala e queste finestre, questo cortile, e soprattutto anche ai colori di questo luogo, che per una coincidenza fortuita sono molto simili ai colori che sono usati nei disegni. Quindi il mattone del palazzo è uguale a questo rosa, quindi si unisce perfettamente. Ma la cosa più importante è che questi visi, queste persone, come abbiamo detto anche prima sulle amicizie di Volponi, della sua famiglia, ma anche delle sue passioni, si continuano a guardare sempre, si rispecchiano, si guardano, e in più sono state aggiunte tutte queste altre citazioni, poesie, piccole frasi che servono da legante tra di loro. Quindi è avvolgente, penso, per le persone che la visitano. Nel mio lavoro il mio tema principale sono i diritti umani, quindi ci sono arrivato negli anni, un po' alla volta. All'inizio erano la società, il mondo, la realtà, rappresentare quello. Poi, un po' alla volta, io mi sono sempre più, il mio sguardo è andato sempre su più l'individuo singolo, l'individuo che perde la libertà di movimento, la libertà di parola, che non può più andare, non può più muoversi, non può più dire. Quindi per me è molto interessante soprattutto disegnare qualcuno che poi parla di diritti, perché c'è un doppio canale di comunicazione, cioè quello di rappresentare Volponi, ma di quello anche che io voglio che Volponi dica agli altri attraverso le sue parole, degli argomenti che ci interessano adesso a noi, nei nostri giorni. Il sogno, diciamo, del mio fare quotidiano, che è un fare più che un operare, nel senso che è una metodologia giornaliera di creare disegni e una comunicazione che serva agli altri, è che proprio tutto quello che io faccio deve essere usato dagli altri. E in questo si può molto unire anche al pensiero di Volponi, soprattutto nelle azioni che lui fece dentro la fabbrica di Olivetti, nel senso che era una visione, no? Utopica, di riuscire a fare qualcosa di diverso in una fabbrica, molto diversa dalle altre fabbriche, grazie alla genialità naturalmente di Olivetti e dell'entourage di Olivetti. Perfino Terzani ha lavorato dentro l'Olivetti. Questo insieme di persone è molto interessante, perché è come se io avessi anche tanti altri che fanno la stessa cosa che faccio io, no? Una fabbrica di disegni che sono utili alle persone.
Questa è la visione utopica.